Il primo biglietto da visita per una città conosciuta in tutto il mondo è il suo aeroporto. Per questa ragione Capodichino ha dato il via a Welcome to Naples, iniziativa presente nell'ambito del Giugno dei Giovani del Comune di Napoli e che vedrà turisti e viaggiatori impegnati a gustare al loro arrivo a Napoli un benvenuto artistico nella Città del Sole con musica, canti e balli, tutti appartenenti al maestoso repertorio tradizionale dell'arte partenopea. All'inaugurazione è presente l'amministratore delegato di GESAC che gestisce l'aeroporto, Armando Brunini, l'assessore alle politiche giovanili del Comune di Napoli, Alessandra Clemente, e l'assessore alla cultura, Nino Daniele. Abbiamo avviato questo lavoro, Welcome to Naples, con la Protezione Civile. I ragazzi della Protezione Civile con la pettorina Benvenuti a Napoli saranno e sono già da settimane in tutti i principali punti di accesso alla città, stazione centrale, porto, aeroporto, per fornire delle prime informazioni. Saranno poi lungo i decumani e le altre principali strade di frequentazione turistica e nel giugno giovani, grazie all'assessore Alessandra Clemente, abbiamo questa bella iniziativa qui all'aeroporto che naturalmente intensificheremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, in altri punti della città. Dopo il maggio dei monumenti, il giugno dei giovani, perché il patrimonio più importante della nostra città è il suo straordinario patrimonio umano, i ragazzi. Abbiamo puntato molto sull'arte, la cultura e l'accoglienza, non soltanto perché è l'immagine più forte della città di Napoli, ma soprattutto perché è un asset di sviluppo e di concreto lavoro per tantissimi ragazzi che stanno realizzando delle cooperative che proprio attraverso la crescita del turismo nella nostra città, grazie alle politiche messe in campo, sta dando degli ottimi risultati. Abbiamo scelto così l'aeroporto che è la porta del cielo, i flussi internazionali sono all'apice, un incremento più del 20% e in questo momento quindi la città ha scelto di accogliere i turisti perché è un invito al tornare.